Premessa, questo video non è in cerca né di follower, né di like, né di affiliazioni al canale di nessun tipo. È solamente un video informativo che faccio in quanto conoscitore della radiofrequenza e esperto in materia. Sono Valerio, sono un radioamatore da 20 anni circa, mi occupo di radiofrequenza da quando ne avevo 13. Sono specializzato in ricetrasmissioni digitali analogiche in fonia e in codice Morse. Fatta questa premessa, ne faccio un'altra molto piccola. Tenete presente, chi vedrà questo video, che parla di come difendersi in maniera casereccia e quindi che dà dei consigli pratici, utili, che potete utilizzare in casa vostra tutti i giorni. Ed è fatto apposta per questo, perché già in rete ci sono molti video e molti professori, molti scienziati che vi spiegano le problematiche delle reti telefoniche, del 5G, delle irradiazioni. Quindi non andrò sul tecnico, non andrò a spiegare cosa fa una radiazione, di cosa è composta, a quale frequenza lavora o quali danni provoca sull'organismo. Questo ci sono video e persone che lo spiegano meglio di me, più preparate e più competenti. Io qui vi spiego come difendervi in casa. Ok, teniamo sempre conto di un fattore principale. Il telefono, che vediamo come amico, che in molti casi è visto come un passatempo, come un indispensabile accessorio della nostra vita che tutti i giorni, in ogni momento ci accompagna. Bisogna modificare un attimo questa view e capire che il telefono non è così buono come fino adesso lo abbiamo inteso. Per accettare e di difendersi da quello che sta avvenendo e che avverrà in futuro. Dovremmo in qualche modo limitare il nostro utilizzo di questo accessorio, che è un accessorio, non deve diventare altro per noi. Perché altrimenti diventiamo degli schiavi veri e propri, gente che lavora per altri senza esserne consapevoli, perché il telefono come viene utilizzato oggi non è uno strumento che serve a noi, che serve a voi, è uno strumento che serve a chi costruisce lo strumento stesso, le reti che lo alimentano e le applicazioni che ne fanno parte. Voi lavorate per loro, voi state il vostro tempo è il loro guadagno. Non è più come tanti anni fa dove gli schiavi erano coercizzati e costretti, oggi siete costretti in maniera diversa, in maniera più subdola, in maniera più mentale. Siete costretti dal sistema che vi è stato creato intorno e che vi fa utilizzare un accessorio per degli scopi economici non vostri ma di altri. Quindi il vostro lavoro da schiavi è quello di stare con gli occhi puntati su quell'accessorio e questo fa sì che il vostro tempo sprecato della vostra vita a guardare un monitor piccolo si trasformi in un guadagno per chi ha generato questo sistema. Chiudo le premesse. Allora, veniamo ai consigli pratici per difendersi dall'elettrosmog. Allora, diciamo subito che ci sono svariati materiali che ci aiutano a difenderci dalle radiazioni generate dalla telefonia mobile, sia quella che abbiamo addosso, quindi il nostro telefono, il nostro wifi, il nostro modem, ma anche da quella che viene dall'esterno, come le stazioni radiobase dei telefoni. In generale, tutto ciò che conduce elettricità è sia il nemico che l'amico di queste irradiazioni. Perché? Perché tutto quello che conduce può essere un'antenna e tutto quello che conduce può essere altresì uno schermo. Se noi vogliamo generare uno schermo, dobbiamo stare lontani con il conduttore dalla lunghezza d'onda che andiamo a schermare. In questo modo, invece di generare un'antenna, che deve essere sempre un multiplo della lunghezza d'onda che vogliamo schermare, genereremo
una riflessione e quindi un'antiantenna, una controemissione che schermerà la nostra posizione. Di materiali schermanti ve ne sono diversi, alcuni più costosi. Infatti ci sono delle tende schermanti che sono fatte con dei filamenti, delle reti di metallo molto sottili, tende vere e proprie che potete utilizzare davanti alle finestre, perché le finestre sono un vero e proprio buco nel quale le radiazioni passano. Sono in commercio, se cercate sul web le trovate, hanno dei costi ancora abbastanza elevati, ma si pensa che nel prossimo futuro si riuscirà ad avere dei materiali già, di minor costo. Abbiamo dei pannelli che si possono montare all'interno o all'esterno dei muri di casa vostra, quindi attaccati ai muri. Sono esattamente come un pannello di cartongesso che viene applicato al muro e contiene allo stesso pannello una rete metallica molto fitta che va a schermare la frequenza della rete cellulare. Anche questi per ora sono abbastanza costosi, però il lavoro che viene generato da questo sistema di tende e pannelli scherma la vostra casa, quindi all'interno della vostra casa sarete assolutamente protetti e assolutamente schermati da qualsiasi agente esterno. Quindi se abitate vicino ad antenne cellulari, a stazioni basi di antenne cellulari, tenete presente che vi sono dei sistemi per isolarvi da queste antenne. In maniera casereccia possiamo difenderci anche se non così bene, ma comunque possiamo aiutarci parecchio. Allora, un materiale che è molto utile e che se posizionato nella giusta maniera scherma con una grande efficacia le radiazioni è la carta stagnola. La carta stagnola è un foglio di alluminio, come tutti sapete, intero, quindi non è una rete, e questo genera una schermatura totale. È economico, ma il problema della carta stagnola è che è piccola, nel senso che sono quei 20-30 cm di larghezza, che andrebbero stesi sui muri. Io, come vedete qua dietro, un po' ce l'ho sul muro di casa mia per fare delle prove e sono circa, io ne ho fatti circa 3-4 metri quadri e vi assicuro che scherma. Quindi a livello di materiali non vi servirà altro che un po' di carta stagnola, un po' di scotch da pacchi o nastro di carta e un paio di forbici o un taglierino. Questo ci può aiutare in varie situazioni in casa. Io, come vi ho detto, come vedete dietro di me, ho utilizzato per addirittura schermare i muri, ma è stato a livello di test perché volevo vedere quale fosse la differenza di schermatura tra avere uno schermo metallico e non. Io qui, che questa è la stanza dove lavoro, che è quella che è più irradiata, dove le antenne che ho nelle vicinanze influiscono di più, avevo senza questo schermo che ho fatto qua di dietro una media di 0,5-0,4 4 volt metro qui di irradiazione. Nel resto della casa si va sotto allo 0,1. E ho voluto provare a metterla sui muri nella direzione direzionata in modo che il punto dove sono io venisse schermato dalle antenne che ho all'esterno. E come vedete dal mio rilevatore siamo passati a 0,2, quindi ho dimezzato più o meno l'irradiamento che ho in questa stanza con questa schermatura artigianale che ho fatto. Chiaramente si può fare meglio, si può fare più bella, si può camuffare perché si può addirittura integrare nel muro, verniciare di bianco e quindi farla sparire completamente. Comunque il modo per schermarsi da casa, per schermare la casa c'è. Ora vediamo come schermare, sempre con questi pochi elementi, il computer portatile. Dunque, molti di voi avranno sicuramente in casa un vecchio cellulare. I cellulari, anche i più vecchi, hanno la funzione tethering USB. Questo significa che si può utilizzare il telefono come modem WiFi collegandolo a una qualsiasi altra apparecchiatura che deve essere collegata a internet.
Utilizzando un vecchio telefono come modem si ha il risultato che si riesce tramite il cavo che si va a collegare ad allontanare la fonte e quindi il telefono stesso che utilizziamo come modem da noi stessi. Perché se voi lavorate a un computer portatile o anche a un computer desktop ma che ha una connessione wifi e non di rete, sarete chiaramente a una distanza minima per lavorarci. Il computer portatile deve essere a una distanza al massimo di un braccio. Questo fa sì che siate notevolmente irradiati dal wifi del portatile che riceve il segnale dal vostro modem, ovunque sia il modem, e dopo ne parleremo, e lo ritrasmette lui stesso al modem. Quindi nel momento in cui trasmette sarete irradiati anche voi stessi. Con un po' di stagnola e un vecchio smartphone, chiaramente un cavetto USB anche, riuscirete ad allontanare la fonte delle emissioni da voi di parecchio. Addirittura se si prende un cavo delicato, lo si può allontanare anche di 3-4 metri da voi. Io nei vari computer portatili che ho in casa, quando li utilizzo faccio così. Diciamo che ho il mio smartphone che utilizzo come modem, che allontano dal portatile e collego a Wi-Fi. Poi collego il portatile al telefono tramite il cavetto. In questo modo il mio modem si allontana da me e quindi anche l'irradiazione è inferiore. Collegare il computer in questo modo quindi è solamente che un vantaggio, io vi raccomando di farlo perché comunque il computer portatile dopo il telefono è la cosa che vi irradia di più in casa a livello di radiofrequenza e di emissioni di microonde, quelle di cui parliamo insomma. Lo stesso sistema si può utilizzare. Ah, premetto, io poi tengo il telefono che uso come modem, lui stesso schermato, nel senso che tramite un disco di carta stagnola che ho incollato a due piatti di carta e schiacciandolo dentro, lo appoggio al telefono che uso come modem. In modo che nella mia direzione io schermo anche le radiazioni che vengono verso di me, nonostante già il telefono sia più lontano. Quindi lui riesce a ricevere il segnale dal modem dalla parte posteriore, ma non trasmette dalla parte anteriore verso di me le radiazioni perché ho messo questo disco di stagnola sopra al telefono, ovunque sia il telefono che uso come modem, può essere per terra, può essere appoggiato su una scrivania, può essere potete metterlo dove volete. L'importante è che tra voi e lui ci sia un disco o comunque una superficie isolante che nella direzione in cui siete scherma i raggi del telefono. In questo modo sarete isolati al 100%, nel senso che la connessione wifi del vostro computer non influenzerà più il vostro organismo in nessun modo, né poco e né tanto. Sempre con la carta stagnola si può isolare nello stesso modo più o meno anche il modem wifi che tutti sicuramente avete in casa. Io lo tengo in un altro appartamento, lo tengo di sotto e faccio arrivare in casa il minimo del segnale che serve per collegare i miei computer al wifi. Una, due tacchette al massimo. Addirittura dove dormiamo non arriva nessuna tacchetta, è completamente assente il wifi. Ho fatto questo facendo delle misurazioni e regolando la schermatura del mio modem e anche la potenza, perché quasi tutti i modem ormai si possono anche regolare le potenze tramite il menu interno facendo un login nel vostro modem. Si può andare, guardate le istruzioni online, perché si può andare a regolare proprio la potenza di emissione in percentuale. In genere si va dal 25% al 100%, sono quattro regolazioni: 25, 50, 75, 100, e si riesce a quindi diminuire già notevolmente l'emissione del vostro modem wifi.
Fate in modo di avere un segnale Wi-Fi presente ma non forte, quindi sufficiente per collegare i vostri computer anche nei punti più remoti dell'appartamento o della casa, ma il minimo indispensabile. Questa è la cosa importante per quello che riguarda il modem Wi-Fi. Se non è sufficiente, anche mettendo, so, l'appartamento è piccolo, monolocale o comunque anche mettendo la potenza al minimo, avete delle emissioni troppo forti, si può usare lo stesso sistema con un disco di stagnola incollato su un cartoncino o su un supporto messo di fronte al modem, dalla parte, diciamo, fra voi, il punto in cui, della casa in cui vivete e il modem stesso. Interponete questo supporto di carta stagnola e vedrete che la casa, da quel momento in poi, il segnale Wi-Fi che prendono i vostri telefoni, computer, eccetera, diminuirà. Sarete voi a decidere di quanto diminuirlo, allontanando e avvicinando questo disco di stagnola, più o meno, o alzandolo o abbassandolo, potete scegliere voi il campo che volete generare nel vostro appartamento. Uguale, io raccomando di mettere il computer, di guardare col telefono, andate il più lontano possibile dal modem e fate in modo che quando siete all'estremo della casa, nel punto più lontano, il segnale sia il minimo possibile o addirittura nullo. Fate in modo che nel punto dove state di più a lavorare col computer o dove vivete di più ci sia un segnale basso. Questo riuscite a farlo anche muovendo il modem, cioè magari se potete, chiaramente, perché poi il modem va collegato a una presa telefonica e non si può mettere in ogni punto della casa. Se potete, allontanatelo dai punti in cui vivete maggiormente. E utilizzate questa stagnola che sembra una stupidaggine, ma è un modo assolutamente poco costoso per isolarsi da queste emissioni casalinghe che abbiamo tutti, che sono anche la fonte di maggior inquinamento elettromagnetico che abbiamo oggi dentro le case, nella maggior parte dei casi almeno, perché poi c'è anche chi è particolarmente sfortunato e ha delle situazioni di vicinanza ad impianti talmente grossi o talmente vicini che causano problemi difficilmente risolvibili con questi metodi. Però in quel caso andrebbero fatte delle misurazioni. Ricordate inoltre che se non avete, che probabilmente non avrete un misuratore di radiazioni tipo questo qua. In quel caso lì valgono ancora di più le cose che vi ho detto. Utilizzate i vostri smartphone e i vostri computer, utilizzate la scala delle tacchette per vedere quanto vi state schermando dal vostro Wi-Fi. In questo caso parliamo di Wi-Fi e fortunatamente le nostre tacchette sono dei veri e propri strumenti di misura, anche se poco, diciamo, precisi, poco professionali, ma comunque danno un'idea già del campo che si ha in casa e di quanto lo sia forte o debole. Ci sono delle applicazioni, poi se volete scaricarle, dove la scala si amplia, invece di avere solamente 5 tacchette, c'è proprio una lancetta, tipo quella del contachilometri, che vi dice quanto campo c'è nel punto in cui siete, come aumenta e come diminuisce, in quel caso riuscirete a gestire bene il campo del vostro Wi-Fi. Mi raccomando, la stagnola. Veniamo al punto cruciale, la cosa più difficile da schermare è anche quella che inquina di più di tutte le cose che abbiamo in casa ed è il nostro telefono cellulare. Purtroppo il telefono cellulare è quasi impossibile da schermare perché lo abbiamo sempre addosso e quindi quello che possiamo fare è un giusto utilizzo delle reti. Dovete sapere che la rete GSM, la rete che utilizzate per le chiamate, non è quella più incriminata per produrre radiazioni e campi elettromagnetici. In questo caso sono campi elettrici più che elettromagnetici. Ma è la rete 4G o 3G, la rete dati. Se voi avete la rete dati disconnessa per la maggior parte del tempo, e quindi sarete, ahimè, avrete questo problema in
enorme di non avere le notifiche di tutti i social a cui siete collegati, ma se accettate questo enorme problema, sarete isolati per praticamente schermerete l'80% delle radiazioni che provengono dal vostro telefono quando siete in ambiente statico. Perché la telefonata GSM, la rete GSM, non emette radiazioni, cioè il vostro telefono non trasmette in continuazione. Una volta che si è collegato alla sua cella della sua stazione base, se siete fermi in un punto, quindi non siete in macchina, eccetera, il telefono manderà un piccolo segnale ogni tanto per aggiornare qualche dato, ma normalmente per la stragrande maggioranza del tempo non trasmette, neanche se state telefonando. Rimanete collegati, quindi potete ricevere e fare chiamate, siete raggiungibili, ma non siete irradiati. Potete tenerlo in tasca, anche vicino ai genitali, perché comunque le emissioni sono molto molto ridotte se siete fermi. Se vi state muovendo in macchina o a piedi o in moto, quello che è, allora la cella cambia perché il movimento crea un segnale inferiore in certi punti e maggiore in altri, e quindi la cella dovrà essere sostituita, il ponte ripetitore al quale il vostro telefono si aggancia cambierà, e in quel caso gli aggiornamenti saranno più frequenti e sarete più irradiati. Quindi se vi state muovendo, tenetelo più lontano. Quindi se siete in macchina, non tenetelo in tasca, tenetelo sul cruscotto. Se siete fermi, potete anche, o state camminando anche, potete anche tenerlo addosso in tutta tranquillità. Se la rete 3G, la rete dati 3-4G è scollegata. Con la rete 4G collegata, purtroppo siete parecchio irradiati. Parecchio quanto? Dalle prove che ho fatto io, mediamente con la rete 3-4G collegata avete un assorbimento medio di un volt metro. Questo significa che in certi momenti sarete a zero e in certi momenti si andrà addirittura a 10-15 volt metro. Mediamente l'assorbimento medio che si ha con un telefono portato addosso collegato a una 4G statico, fermi, senza essere in chiamata e senza essere su Facebook. Sto parlando di telefono in stand-by, quindi con lo schermo spento, è di un volt metro. È parecchio. È parecchio da avere sempre addosso. Se invece state giocando, state facendo, state girando sulla rete, siete irradiati molto di più. Mediamente si passa a 6 volt metro. 6 volt metro è il limite massimo consentito per legge, ma è un limite totalmente assurdo, totalmente fuori da ogni canone. Gli scienziati, quelli giusti, quelli liberi, raccomandano 0,6 volt metro, quindi la metà di 1. E addirittura gli ultimi aggiornamenti, quelli di qualche mese fa, raccomandano 0,3 volt metro, addirittura la metà della raccomandazione precedente. Le leggi invece consentono 6 volt metro. Questo è stato fatto ad hoc per consentire alle compagnie telefoniche di montare impianti e antenne praticamente dove gli pare, perché 6 volt metro, ve lo assicuro, sono andato io a misurare in vari posti, in vari ripetitori, 6 volt metro per averli dovete andare davanti a un'antenna, davanti a un ripetitore a 10 metri. Lì ci sono 6 volt metro. Se vi allontanate già di 30 metri diventano già 3, 4, quindi si rientra già nei canoni, nei termini di legge e non si può più fare niente, non si può protestare, non si può far smontare l'impianto, non tutti gli sforzi che andrete a produrre saranno vani perché l'impianto risulterà in regola dentro e voi risulterete in casa vostra irradiati sotto i 6 volt metro. Questo succederà nella stragrande maggioranza dei casi e quindi gli impianti sono praticamente tutti in regola nonostante le emissioni elevate, perché 6 volt metro, non a parere mio, che non sono nessuno, ma a parere dei biologi, è assolutamente un limite troppo, troppo, troppo elevato.
Purtroppo io devo dire che già 15 anni fa, quando ancora di queste cose non si parlava, io mi ero posto da conoscitore della materia, mi ero posto questo problema perché vedevo le frequenze che salivano, sapevo che più si sale di frequenza e più difficile che queste onde ci attraversino senza causare danni. Bisognerebbe fare il contrario, bisognerebbe andare a frequenze più basse che ci attraversano senza nessun problema, senza generare senza vibrazioni di nessun tipo all'acqua e neanche alle altre sostanze del nostro corpo, ma purtroppo invece ci si alza di frequenza in continuazione, questo per ridurre la dimensione delle antenne, che più la frequenza è alta, più le antenne possono essere piccole, quindi le antenne dei vostri cellulari che sono all'interno con le frequenze più alte si rimpiccioliranno, sarà più facile alloggiarle e saranno anche più efficienti, quindi avrete il telefono prenderà ancora meglio con alte frequenze, perché l'antenna piccola riuscirà ad essere più vicina alla lunghezza d'onda che si va a lavorare. Quindi un'antenna per i 3 GHz sarà un'antenna efficientissima, ma sarà piccolissima. Un'antenna per 1 GHz dovrà essere ridotta e riducendo la dimensione dell'antenna, l'efficienza dell'antenna stessa diminuisce. È inversamente proporzionale. Più è la frequenza e più alta è la frequenza e più l'antenna, la lunghezza d'onda si diminuisce e di conseguenza diminuisce la dimensione dell'antenna. Stiamo andando già troppo sul tecnico, rimaniamo sulla nostra protezione casalinga. Dunque, per difendervi dal telefono, tenete in mente queste quattro cose. Usate il meno possibile la rete 3G. Attivatela quando dovete vedere gli aggiornamenti, quando dovete collegarvi alla rete per qualsiasi motivo e poi riscollegatela. Rimanete collegati solo con la rete GSM. Tenetelo il più lontano possibile dai genitali, se dovete tenerlo per forza in tasca, sono meglio le tasche posteriori che abbiamo le chiappe che ci fanno da cuscinetto. State al telefono il minor tempo possibile, soprattutto se state con le reti dati collegate. Se le reti dati sono scollegate, già il problema è inferiore. Telefonate poco dall'automobile. Vedo che molti telefonano in macchina. In macchina, Bluetooth o non Bluetooth, auricolari o non auricolari, le onde generate dal vostro telefono, a meno che non abbiate un'antenna esterna sul tetto, ridondano, rimbalzano all'interno della vostra auto perché create una gabbia di Faraday al contrario. Significa che la scatola metallica della vostra macchina mantiene le onde all'interno. L'irradiamento del vostro corpo all'interno dell'auto è molto molto superiore rispetto all'esterno. Quindi cercate di telefonare il meno possibile dall'auto. In casa non dormite assolutamente vicino al telefono. Quando andate a letto mettete il telefono in modalità aereo. Se non è in modalità aereo, mettetelo lontano da voi, il più possibile da voi e dai vostri figli. Questo è una cosa importantissima che molti non fa. Tanta gente dorme col telefono sotto il cuscino. Se dovete stare molto al telefono, come sapete o dovreste sapere perché queste sono cose già girate, utilizzate auricolari o viva voce. Questo chiaramente sapete già tutti, allontana dal cervello il vostro telefono. Dunque, ora un piccolo appunto sulle antenne che avete vicino a casa, le antenne ripetitrici dei telefoni, le cosiddette SRB, stazioni radio base. Non voglio stare qui a spiegarvi a che frequenze lavorano, a che potenze, con che spettro di radiazione, con quale angoli, con quale direttività, con quale guadagno, perché se andiamo troppo, si allunga il discorso, già questo video sta venendo lungo. Però quello che voglio dire è che se siete particolarmente vicini a uno di questi impianti, a uno di questi impianti, o vi dotate di uno strumento per misurare e verificare quale sia il campo elettrico che avete in casa,
nelle vicinanze di casa, o chiamate l'ARPA per farvi venire a misurare. Vengono, sono bravi, da me sono venuti, mi è servito anche per tarare i miei strumenti con i loro, che sono migliori dei miei. E chiamateli, è molto importante. Questo vi darà un'idea di quello che è lo stato in casa vostra e se è necessario prendere provvedimenti. Se siete sotto il voltmetro, potete stare dentro casa, potete stare ragionevolmente tranquilli, ma se siete sopra al voltmetro, bisogna prendere, a mio avviso, dei provvedimenti. Questo è il mio consiglio spassionato. Ricordate a livello generale che se siete in alto siete più esposti, quindi più vi abbassate di quota e meno sarà il vostro irradiamento dalle stazioni radiobase, e se siete vicini siete più irradiati, almeno che non siate sotto. Sotto c'è meno campo, non che non ce ne sia come vi dicono in giro, perché adesso tutti montano le antenne sulle case, sui condomini. E gli installatori dicono: ah, ma voi qui state al sicuro perché ci siete proprio sotto, sotto il campo non c'è. Non è vero, sotto il campo c'è sempre vita natural durante 24 ore al giorno. È chiaro che è inferiore all'esserci di fronte, ma anche quelli sotto il campo ce l'hanno. Quindi questa è assolutamente una stupidaggine che viene detta per poter montare più impianti e per convincere quelli che devono dare il posto per fissare questo impianto, ma il campo elettromagnetico c'è anche sotto all'impianto. Quindi, se ci siete così vicini, soprattutto se siete in alto, fate suonare un campanello di allarme, perché è provato che, diciamo, dove si ha più irradiazione, si parte dal terzo, quarto, quinto piano in su, sono i piani più irradiati. Quando si va a secondo, primo, piano terra, secondo, primo, sono piani più isolati. Questo perché se ci sono case intorno c'è un filtro di più muri, e i muri, essendo di cemento armato, quindi avendo del ferro all'interno, schermano parecchio le radiazioni. Più muri ci sono fra voi e l'antenna, e più sarete protetti. Se siete più in alto ci saranno meno muri, meno case, probabilmente solo la vostra, tra voi e l'antenna, e sarete più esposti. Ok, ho quasi concluso i miei consigli caserecci, faccio solamente una piccola parentesi per quello che riguarda i campi magnetici. Finora abbiamo parlato di campi elettrici generati dalla radiofrequenza, ora parliamo di campi magnetici. Il campo magnetico è generato dalla rete elettrica. Si presenta in maniera pericolosa nelle vicinanze di elettrodotti, che sono quei tralicci enormi che vedete che attraversano i campi che portano la corrente nelle città. Prima di arrivare nelle città vengono interrati, i cavi vanno sottoterra, a quel punto lì non sono più, sono, diciamo, schermati dalla terra stessa, ma fino a che sono in aria. E alle volte, anche se di rado passano nelle vicinanze di case di campagna o di centri abitati, in quel caso, se si è nelle vicinanze, il campo magnetico è elevato. Elevato si può parlare per i tralicci grossi di campi magnetici enormi, enormi, più pericolosi addirittura di quelli di cui vi ho parlato, di quelli del 5G. Perché in questi cavi passano una quantità di elettricità enorme, si parla di 50.000, 100.000, 150.000 volte in certi casi, in questi enormi cavi. Io sono andato a misurare sotto, in effetti si può arrivare anche a 1000 voltmetro tranquillamente senza nessun problema. Se abitate nelle vicinanze di questi tralicci è necessario fare delle verifiche. Questi campi magnetici li abbiamo anche in casa, anche se in minor quantità. Un campo magnetico in casa viene generato dalla nostra rete elettrica che abbiamo nei muri e dagli elettrodomestici. La cosa che in casa emette più campo magnetico è il forno a microonde, il forno normale
e la rete elettrica, di luci, eccetera. I televisori, quelli di oggi, una volta quelli con le valvole ne mettevano tanto, quelli oggi a cristalli liquidi, LED, plasma, eccetera, meno, di solito non sono molto pericolosi. La regola comunque in casa è non dormire con la testa vicino a delle prese di corrente, possibilmente dormire in un punto più lontano possibile dagli elettrodomestici, compreso il televisore. Lontano possibile cosa vuol dire? Secondo me dobbiamo stare sul metro, un metro. Un metro siamo sufficientemente protetti da quasi da tutto quello che abbiamo in casa. Un metro dovrebbe, io dalle misurazioni che ho fatto, con un metro siamo sufficientemente protetti. Perché la particolarità del campo magnetico generato dalla rete elettrica è che, a differenza di quello dei cellulari, con l'aumentare della distanza diminuisce di tantissimo, in maniera esponenziale. Cioè, per una presa di corrente, vi faccio un esempio, io l'ho misurato attaccato alla presa, ci sono 270 volt metro. Mi scosto di 10 cm, ce ne sono 100, mi scosto di 20 cm, ce ne sono 80, mi scosto di mezzo metro, ce ne sono 30 e così via. Quindi quando si arriva ad un metro, più o meno si torna a livelli normali, diciamo non di sotto l'influenza dell'elettrodomestico o della linea di corrente. Quindi per schermarsi dai campi magnetici delle correnti elettrici basta tenersi un pochettino più distante. Se avete delle prese di corrente dell'abat-jour attaccate alla testa del cuscino, diciamo di fianco a 20 centimetri, magari o vi girate dall'altra parte nel letto e dormite dalla parte in mezzo alla stanza invece che dalla battuta del muro. Oppure, non so, giratevi, ci sono quattro lati il letto, scegliete il lato più isolato. Se vi sta a cuore il problema, munitevi di qualche attrezzo per misurare queste radiazioni. Io credo di aver detto tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, sperando di non avervi annoiato. Attenzione all'elettrosmog, perché nel prossimo futuro sarà un problema da non sottovalutare. Secondo me lo è già adesso. Un saluto a tutti da Valerio.